Si sono conclusi in anticipo rispetto alla tabella di marcia i lavori per rinnovare l'impianto di illuminazione nella nuova circonvallazione interna. Sono state installate nuove lampade a tecnologia LED, dall'innesto con la A24 a batteria nomentana, in entrambe le direzioni, sia verso lo Stadio Olimpico che verso San Giovanni. È partita la riorganizzazione dei servizi anagrafici dal 1 ottobre, infatti l'apertura degli sportelli anagrafici sarà prevista nel pomeriggio del martedì e del giovedì, grazie all'accordo siglato tra Roma Capitale e organizzazioni sindacali. Roma Capitale cerca artisti di strada. È online il bando per partecipare fino al 25 settembre. Tra i requisiti necessari il conseguimento della maggiore età, la cittadinanza italiana o il permesso di soggiorno. La concessione degli spazi sarà a cura dei municipi nel periodo dal 1 febbraio 2019 per 5 anni.